Buongiorno, bentornati nel canale. Come vedete, mi trovo in una posizione della mia casa un po' scomoda, cioè ve lo dico proprio apertamente, a parte che fa un caldo africano, ma è proprio scomoda perché qui suddetto amico di casa non voleva venire sul divano e quindi mi sono dovuta io mettere qui nel suo antro, perché se no il video tag il mio amico peloso non lo possiamo fare. Allora, tag il mio amico peloso. Questo tag l'ho visto nel canale Adriana Spink e quindi l'ho voluto replicare, più che altro perché tanti di voi mi hanno chiesto se avessi un cane o insomma che cane avessi, e quindi ho detto vabbè, faccio il video tag e facciamo prima. Prima domanda: come si chiama il tuo amico peloso? Lui è Cookie. Seconda domanda: che animale è? Lui è un meticcio. Lui, vedete? Lui è un meticcio. Mi hanno detto che potrebbe essere un incrocio tra un volpino e un pincere. In realtà io sua mamma l'ho conosciuta ed è tale quale a lui, però è bionda. Quindi non lo so il padre di che famiglia era. Vabbè, comunque un meticcio. Domanda numero 3: da quanto tempo ce l'hai? Allora, quest'anno il 20 agosto ha compiuto 4 anni. Lo abbiamo adottato quando aveva 40 giorni e è venuto in famiglia il 30 settembre del 2013, scusate, 30 settembre 2013 lui è venuto in famiglia, quindi quest'anno ha compiuto 4 anni, il 20 agosto ovviamente è la data di nascita, però con noi sta da 3 anni e 11 mesi, nel senso il 30 settembre fa 4 anni che lo abbiamo in casa. E quarta domanda: come l'hai avuto? Allora, praticamente io 4 anni fa sono riuscita a convincere, tra virgolette, mio marito a prendere un cucciolo. Io ho sempre avuto desiderio di avere un cucciolo in casa, però mio marito era abbastanza titubante perché appunto noi viviamo in appartamento, quindi insomma sappiamo bene la responsabilità di avere un cane dentro una casa che non abbia un giardino. E quindi diciamo la decisione è stata presa quando il nostro cane storico, che viveva a casa dei miei suoceri, è venuto a mancare. Lì si è smosso qualcosa dentro ai nostri cuori e mio marito alla fine si è deciso di prendere un cucciolo. Una mia cugina, che sapeva che andavo alla ricerca di un cucciolo, aveva praticamente un'amica con questo cane femmina che aveva, diciamo, partorito da poco tempo, e nella cucciolata era rimasto un unico cane. Lei non sapeva né se era maschio né se era femmina, mi ha subito contattata e mi ha detto: guarda, c'è questa mia amica che ha questo cane e lo sta dando in adozione, se lo vuoi andare a conoscere intanto. Io ho detto va bene, andiamo. La fortuna è stata che questa ragazza abita vicino praticamente la mia zona. Quindi mi ricordo quando decidemmo di prenderlo il cane, al di là di come fosse stato, perché comunque avevamo appunto avuto difficoltà a trovarne uno, siamo andati appunto il 30 settembre di 4 anni fa. Non scorderò mai che pioveva a dirotto, faceva un freddo cane. Freddo cane, e pioveva tantissimo. Siamo andati, lei stava con il ragazzo, ci stava aspettando e c'era la mamma di Cookie. Quindi ho conosciuto la mamma di Cookie e già mi ero innamorata perché era un cane bellissimo. E poi piano piano, insomma, siamo andati, ci ha portato sotto questo scantinato dove dentro sapete quei cestini di legno dove si tiene la frutta, prende lì pieno di paglia, c'era lui ed era praticamente un esserino così, ma veramente, cioè forse grande quel palmo della mia mano, tutto nero. Non si vedeva niente perché poi lui c'ha pure gli occhi neri scuri. Quindi io, praticamente, lei che ha fatto, l'ha preso, me l'ha messo in mano. Io sono rimasta così come una deficiente a guardarlo, ma forse pesava neanche 500 grammi, cioè veramente una cosa, un'infinità di amore. Poi io qui, non lo so, comunque nello spazio circostanziale, probabilmente sopra a Cookie, vi metto qualche foto di lui cucciolo, perché veramente io come me lo ha messo in mano, ho guardato mio marito, sapete, amore a prima vista, e lì è scattata la scintilla proprio dell'amore incondizionato e quindi ce lo siamo riportato a casa. E quella è stata, diciamo, quello è un ricordo che fa parte di noi e di quando lo abbiamo adottato. Poi, quanti anni ha? 4, ve l'ho detto. Racconta qualche sua stranezza. Qui si potrebbe scrivere un libro, perché questo cane
strano proprio dalla nascita. Cioè, proprio secondo me lui non sa di essere un cane, lui pensa di essere un essere umano, forse perché io l'ho sempre trattato come un essere umano, sbagliando ovviamente. Allora, Cookie, dunque, la prima stranezza che mi viene a mente, che poi magari non è una stranezza, però vabbè. Suona il citofono nella televisione, lui abbaia perché pensa che sia il citofono di casa, perché ovviamente quando suona il citofono di casa, qualsiasi esso sia, lui abbaia. Poi un cane che si emoziona quando arrivano delle persone che lui conosce, fa delle spruzzette di pipì e io ovviamente sto lì col panno della mucchina a pulire perché ovviamente, ma questo credo sia un po' di tutti i cani, stranezze stranezze, ha paura dell'acqua, lo abbiamo portato al mare un paio di volte, tutte e due le volte, ok, per natura inizia a fare così, cioè è proprio, allora per natura io penso che l'animale, avendo l'istinto del nuoto, inizia così a nuotare, ma quando l'abbiamo messo in acqua, lui è veramente terrorizzato dall'acqua, lì poi c'erano gli scogli, prende, si è sfracassato per scappare dal mare verso lo scoglio. Lui odia l'acqua e per me è una stranezza per un cane perché insomma non si può sentire che odia l'acqua, però sì, lui la odia, ma la odia anche quando io lo schizzo per scherzare, cioè proprio scappa come un siluro, vabbè, insomma, questa penso sia una stranezza. Poi altre stranezze, lui è molto abitudinario e se trova, come in questo caso, cioè questo antro e lui ogni volta che fa una marachella o che ha paura e scappa se ne viene qua. Ah, ecco, un'altra stranezza ha paura del vento. Quando tira il vento, lui si nasconde dietro al divano, sotto al letto, sotto al tavolo. È proprio un cane cacasotto, è un fifone. Forse l'avrei dovuto chiamare fifone, no, Cookie. E poi, altra stranezza, che sei strano, amore mio, sì, sei strano abbastanza, però non me lo so, ma adesso non mi viene in mente un'altra stranezza, cioè a parte il vento che non sa nuotare, che abbaia quando suona il campanello anche nei film, poi vabbè, abbaia l'aspirapolvere. Poi, domanda numero 7, cosa significa per te il rapporto con lui? Allora, oddio, mi sta venendo lungo sto video. Allora, il rapporto con lui, bella domanda. Allora, all'inizio, essendo lui cucciolo, piccolo, piccolo, perché lui ha smesso di crescere intorno all'anno e mezzo più o meno, quindi fino all'anno e mezzo era veramente nano, cioè era una cosetta piccola, quindi avevo molto l'istinto materno e lo trattavo veramente come se fosse un bambino. Poi ho parlato con un addestratore che appunto mi ha spiegato alcune dinamiche dei cani e quindi l'ho iniziato a trattare come cane ovviamente e il rapporto è cambiato, però è cambiato in meglio, nel senso che lui comunque io ve lo voglio far vedere, ma adesso si è appluppato. Sto tagliando la fronte per farvelo vedere, vado sempre più giù. Allora, praticamente lui poi insomma è cambiato il rapporto, nel senso che lo tratto come un cane. Però è un bel rapporto perché lui da quando è venuto in famiglia io prendo e coinciso col fatto che io ero disoccupata, quindi da che lavoravo 8-9 ore al giorno mi sono ritrovata a casa a fare la casalinga e nella mia solitudine di casalinga lui mi ha riempito praticamente le giornate. All'inizio è stato difficile perché comunque è avere un estraneo in casa, nel senso tu sei abituato a vivere con tuo marito, poi ma ti ritrovi un quattro zampe, un quadrupede che ti gira e soprattutto poi lui che è veramente la mia ombra perché è cresciuto con me e quindi lui si è subito attaccato a me tipo mamma. Poi insomma 40 giorni veramente me lo hanno dato subito, cioè loro l'hanno staccati subito i cuccioli dalla mamma. Io so che bisogna aspettare almeno 2 o 3 mesi, però loro me lo hanno dato subito e praticamente all'inizio insomma il rapporto era ente mamma cucciolo, cioè proprio così. Ho avuto difficoltà, poi come l'ho iniziato a istruire, insomma a insegnargli le cose e tutto quanto, un po' il rapporto si è ridimensionato, io sono diventata diciamo il padrone e lui il cane, però è un bel rapporto, un rapporto pieno, cioè io lo chiamo, lui viene, mi fa le coccole, io faccio le coccole a lui, giochiamo insieme, cioè è un cane che sta in una famiglia, punto, cioè non è insomma, dico che però è un bel rapporto perché per me è uno di famiglia, nel senso che è come se fosse un amico, un figlio, non lo so, cioè, pure per mio marito è lo stesso, cioè veramente
E poi se lui si fa amare, quindi insomma non ho difficoltà, ecco, a provare dei sentimenti verso questo quadrupede, che adesso sta facendo di finta di nulla e sonnecchia. Poi, domanda numero 8, quali sono i momenti più belli? Allora, lui, come vi dicevo, è un cane abitudinario, però abbiamo delle routine che facciamo giornalmente. Il momento più bello proprio della giornata è la sera, quando io mi metto a letto. Lui sa che può salire sul letto solo se io gli do il comando di salire sul letto, se no, se gli dico vai a cuccia, lui va a cuccia, dorme lì nella sua cuccia, che però la sua cuccia sta nella nostra camera da letto, ai piedi del letto. E praticamente un momento secondo me più bello della giornata è quando appunto arriva la sera, io mi metto a letto, lo faccio salire su e lui in automatico, come sale sul letto, mi si viene ad allungare sul petto. Io ovviamente sto allungata, quindi lui mi si mette a pelle d'orso qui sopra e col muso me lo trovo qui e mi fa le coccole, nel senso che mi lecca la faccia, mi dà bacetti qua sotto, mi si mette tipo sfinge, no? Mi si appoggia qua sopra tipo sfinge, quindi io mi ritrovo comunque il muso qua davanti e ci facciamo le coccole. Quella è un momento per me bellissimo perché io mi rilasso, perché sento comunque il suo calore sul mio seno, insomma sul mio busto, e io faccio le coccole a lui e lui le fa a me, e quindi quello è un momento secondo me è perfetto. E poi domanda numero 9, nome, vabbè, domanda numero 9, che soprannome ha? Allora lui si chiama Cookie, io lo chiamo, e anche mio marito, ma un po' tutti lo chiamiamo Cucù, Ciuciù. E io lo chiamo anche amore mio, insomma, ha vari, però diciamo il soprannome per eccellenza è Cucù. Poi un'ultima domanda: quali sono le parole che riconosce? Allora, quando era piccolo, io fino a, insomma, dai 30, dai 40 giorni che l'ho adottato, fino a che non ho avuto 6-7 mesi, ho passato tanti giorni a insegnargli le cose. E lui riconosce il tono della voce, allora riconosce alcune parole: seduto, si siede, dammi la zampa, mi dà la zampa. Quando lo chiamo, viene, arriva subito. Però una cosa che mi piace di lui, che probabilmente io ho saputo insegnargli, è che riconosce il tono della mia voce e la postura. Quindi, se fa una marachella, io mi piego a 90 gradi e faccio così col dito. Lui capisce che ha fatto una cosa di sbagliato, e reclina il capo e si piglia la ramanzina. E praticamente, quando adesso sta imparando, vedete come si è svegliato, come ho preso il pupazzetto, come lo guarda, perché lui è amante di questo. Adesso ci gioca, quando era più piccolo lo sventrava, se lo ingroppava, cioè faceva di tutto. Praticamente lui, io lo chiamo pupazzetto, noi lo chiamiamo pupazzetto, quando gli diciamo porta il pupazzetto, lui lo va a ricercare per tutta casa, ce lo porta sotto i piedi. Allora con mio marito glielo butta sotto i piedi perché sa che mio marito glielo lancia, invece a me me lo viene a portare quasi sopra la mano, io poi glielo sfilo e glielo lancio. Questa è una cosa che sta imparando adesso, probabilmente perché forse sta raggiungendo l'età matura e un pochino si sta svegliando. Devo dire che però lui a livello di parole ne riconosce abbastanza, nel senso che io sempre tramite questo addestratore, quando gli insegnavo le cose, ho anche insegnato a parlargli lentamente, e se tu al cane gli parli lentamente il cane capisce, e lui veramente sta raggiungendo degli apici di comprensione incredibile, tant'è che io e mio marito ci meravigliamo giorno dopo giorno perché veramente è cresciuto tanto a livello intellettivo, dico. Però ecco, ha dei, diciamo, conosce abbastanza parole, ecco, insomma, più che parole comandi, perché poi stai seduto. Ah, ecco, un'altra stranezza del cane: lui è, per quello vi dicevo, non è un cane, non si mette sapete i cani quando si mettono così sulla schiena, no? Per farsi grattare la pancia, lui non si è mai terrorizzato, cioè lui proprio, infatti vedete, cioè sta sempre comunque con la schiena riparata, non è che si acciucca da qualche parte, si acciucca, scusate, si distende da qualche parte che non è protetto dietro, cioè sul divano si mette nell'angolo, qua si mette nell'angolo, cioè deve sempre avere la schiena riparata. Difatti lui non... È raro che si mette sul dorso per farsi grattare, non è un cane, io l'ho sempre detto che non è un cane, comunque.
Lui è Cookie, io sono Valentina, questa è una fetta di paradiso. Grazie per aver visto il tag del mio amico peloso, spero di avervi fatto compagnia, di avervi fatto fare qualche risata per questo animale, guardatelo, dove sei? Non riesco neanche a prendere. Mi sta, guarda pure storto, come per dire, ma sei scemo o ci fai? No, forse tutte e due. Vabbè, comunque, vi rimando al prossimo video e mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e lasciatemi un like se vi è piaciuto Cookie. Ciao!